Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Eccoci, finalmente ci rivediamo. Scusatemi se negli ultimi video avete visto semplicemente il lavorare con le mani, non mi avete più vista, ma sicuramente è molto più semplice fare quei video velocissimi che organizzarsi e così vedersi un pochino più interi, va là. Oggi siamo riusciti ad organizzarci con la mia Anna, in quanto in parecchie mi avete chiesto: ma la tua bellissima rubrica Quattro mani in pasta, dove Tanto. cucinavi insieme in compagnia dei tuoi ospiti, ma non l'hai più fatta le puntate? Beh, devo dire che a rifare questa puntata, l'ottava puntata di Quattro Mani in Pasta, è stata un'idea di Anna, in quanto l'altra sera è arrivato con il suo piattino, assaggia, 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 e ho assaggiato dei cracker Crackers e spezza fame. che, guardate, sono una cosa fantastica, favolosa. Allora, non so neanche come si fanno. Infatti, le ho detto: adesso vieni, ti faccio trovare gli ingredienti e tu li prepari per tutte noi. Capito? Quindi, adesso lasciamo tutto in mano ad Anna, che ci insegnerà a fare questi crackers, che devono essere comunque Sono semplici e molto veloci, no? semplici e veloci, esatto, sì. Ok, che poi ci sono tutti questi Semini. semini croccantini, poi dopo le feste comunque sono anche ingredienti, da quello che ho visto, insomma, abbastanza leggeri e che ci aiutano Sì, anche. spezza fame proprio per Spezza fame a quello. non appesantirci troppo, Esatto, no? Ok, esatto. allora io adesso abbasso il video, così vedrete direttamente sul tavolo cosa succede e Anna ci spiegherà tutto. Va Ok? bene, pronti? Pronti? Via! Eccoci qui con le nostre quattro manine in pasta. Vai Anna, tutto Vado. tuo. Allora, si comincia per fare questi cracker proprio dai semi. In questo caso, i semi che abbiamo preparato praticamente sono semi di girasole, i semi di lino, i semi Di di sesamo sesamo e semi di zucca. e semi di zucca. Allora, noi li abbiamo già mischiati tutti. E voi comunque considerate che il peso degli ingredienti lo trovate specificato nella descrizione del post, ok? Allora, Allora, da qui quindi si parte dai con i semini, semini, sì. ok? Via, Ok. quindi. Questi già si trovano in commercio già così mischiati, oppure li potete mischiare voi come volete, tranquillamente. Allora, li mettiamo tutti dentro questa ciotola, così. In Ok. più ci vanno anche dei fiocchi di avena, eccoli qui. Ma ripeto, ognuno può fare quello che vuole. Cioè, possiamo sostituirla anche con altri Con tipi di altri tipi di fiocchi, no? fiocchi, sì. Ok. E si comincia già a mescolare per benino, così. E ne vengono veramente tanti poi, eh? A questo punto si mette la farina. Perfetto. Questa è farina di tipo 1, Anna, che io so, se non sbaglio, si può anche mischiare con Si può mischiare, esatto, l'integrale, con l'integrale, con con farina. la rimacinata, Ah, la anche con farina. la farina, se non sbaglio, priva di glutine Priva di anche. glutine, Quindi come no? Sì, tranquillamente, sì. perché ha problemi, che faccio? Le posso mettere Sì, tutta? tutta. Ok, vado. E diamo una bella mescolata. Ti metto il sale? E il sale lo mettiamo dopo. Ah, dopo, ecco, Adesso vedi. dobbiamo mettere un goccino di acqua nell'olio Nell'olio? che abbiamo Ok. preparato. Sì. Vediamo se non riesco a non combinare danni. Basta. Ok. Ok. E lo cominciamo a mettere all'interno dell'impasto. Vado, Vai. tutta. Tutta, tutta. E mescoliamo.
ha bisogno di riposo questo impasto? Allora, si può far riposare un quarto d'ora in frigorifero se si ha tempo, altrimenti se non si ha tempo si possono fare anche tranquillamente subito. Ok. Metti per favore l'altra acqua che è rimasta. Tutta? Sì. No, non l'ho fatto per questo. Ok. Sì, l'ho fatto per l'altro. Vado di sale? Vai di sale adesso. Un pizzicotto? Sì, come ci piace a noi. Possiamo anche farli senza sale per chi ha la pressione alta. Andiamo ad amalgamare. Adesso a questo punto, visto che comincia ad essere un pochino consistente, si va con le manine. Quindi noi adesso allora lo lasciamo riposare, ci prendiamo un caffè e torniamo da voi, così Anna si lava anche le manine. Sì. A fra poco. A dopo. Eccoci qua. Eccoci. Sono passati i nostri minuti di riposo, il nostro caffè lo abbiamo preso. Buonissimo. Sì, sì. E adesso andiamo. Allora, vedo che ti sei preparata la carta forno. Sì, mi sono preparata due foglie di carta forno perché adesso andremo ad ungerli un pochino di olio. Ah, questo perché l'impasto risulta molle, no? Esatto. Adesso con le mani o con le mani? Forse con le mani è meglio che sì, okay, con le non mani ti si attacca poi l'impasto, sì. Lo stendiamo prima su un foglio da tutte le parti, ma che risulta bello tutto il foglio, così. Poi prendiamo l'altro, lo mettiamo su il foglio che abbiamo unto di olio e lo facciamo un po' aderire, no? Che si sporca anche, l'altro. Ecco, questo perché adesso facciamo questa cosina. Che faccio? Per prendo un po' di impasto? Sì, prendiamo un po' di impasto. Un po' così? Sì, sì. O è troppo poco? No, va bene, visto che il foglio di carta è... Devi ungerle ancora di più le mani, Anna, ti basta? No, no, va bene, perché tanto adesso questo lo appiattiamo un attimino prima con le mani. Ecco, andiamo, cerchiamo di dargli una formina un po' così, rettangolare. Ok. Poi mettiamo l'altro foglio sopra e andiamo di mattarello. E andiamo ad appiattirlo. Lo spessore mi dicevi che lo fanno, lo dettano i semini, quindi non c'è bisogno degli attrezzini per dare lo spessore. No. Ok. No. Deve essere, il più fine possibile, perché così i cracker vengono diciamo più croccanti. Esatto. Okay. Poi la forma l'abbiamo persa. Quella ormai la forma l'abbiamo persa, ma non ha importanza. No. Sono dei cracker casarecci. Esatto. Pezza fame, ma molto casarecci. Sì, sì, assolutamente. Quindi ecco, vedete che tanto non riesce ad andare oltre proprio perché lo spessore dei semini è quello che darà lo spessore ai nostri crackers. Non immaginate quanto sono buoni. Sì, sì, buonissimi. Sai che facciamo questa sera, Anna, visto che abbiamo i nostri crackers spezza fame, li usiamo per farci un aperitivo? Ah, bella idea. Veramente. Voi dovete sapere che io e Anna ne combiniamo sempre una assieme perché abitiamo vicine sullo stesso pianerotto. Sì. E questo è un problema perché ci scambiamo sempre i piatti, capito? E diventiamo ciccione. Allora, ecco perché abbiamo fatto i crackers e spezza fame, eh? Sì. Vai, Annina. Adesso con l'aiuto della rotella per la pizza o comunque anche le rotelle quelle dentate, la stessa cosa, andiamo a fare dei tagli, è così, prima nel senso della lunghezza,
Eh sì, perché diamo forma ai crackers, no? Esatto. E qui. Apri così. Sì. Questo lascialo pure così. E poi dall'altra parte. Un po' più grandi, più piccoli. Decidete voi, sì. Sì. Non li dobbiamo trasferire su un altro foglio di carta forno, no, giusto? Va direttamente, quindi direttamente questo. Questo lo mettiamo sulla tiella. Esatto, e va in forno. Adesso ci mettiamo sopra un pochino di sale. Sì. Che poi mi stava dicendo Anna che volendo nell'impasto prima di stenderlo ovviamente si possono aggiungere anche delle spezie, quindi la curcuma, l'origano, quello che più vi piace, insomma. Noi li abbiamo fatti semplici questa volta. Sì, dai. Tanto per farli vedere. Vai. Okay. Ecco qui la nostra tiella. Prendiamo un pizzichino di sale. Noi abbiamo già il forno acceso, lo stiamo portando a temperatura a 180 gradi, 180 vero, gradi, 190 a seconda del forno, del tipo di forno, per 15-20 minuti, devono diventare dorati sopra. Attenzione perché poi bruciano velocemente, no? Sì. Quindi dategli sempre un occhio. Ok, andiamo in forno, prepariamo gli altri, ci vediamo poi quando li sforniamo. A fra poco. A dopo. Eccoci, li abbiamo appena sfornati. Guardate, sì, che sono belli caldi. Vi faccio vedere dalla tiella, guardate che carini. E sì, adesso si tagliano perfettamente perché li abbiamo già porzionati prima. Mandano un po' più. Allora, li togliamo dalla tiella, sì. Anna, così possiamo. Allora, prendiamo. Perfetto. Brucia, così possiamo anche metterci gli altri che sono pronti già sulla carta forno. Vedete come sono comodi? Praticamente vengono su già tagliati. E questi sono ottimi con l'aperitivo pure. Eh sì, vedete come vengono già, si rompono semplicemente, eccoli qua. Sotto sono belli, vedete, non sono affatto bruciatini, poi scegliete voi anche il grado di cottura. Sì, certo. Guardate. Vedete adesso, come sono belli fragranti? Sì, adesso fini e deliziosi. Veramente una bontà. E poi a mano che si freddano diventano sempre, diciamo, più croccanti. Sì. Gustosissimi. Allora, abbiamo in forno le altre tielle, avete visto con pochissimi ingredienti ne vengono tantissimi. Vero. E niente, a questo punto ci possiamo anche deliziare con un crackers. Buonissimo. Sentite, scronce, sono buonissimi. Io ti ringrazio per questa ricettina. Grazie a te. È stato veramente un onore poter fare l'ottava puntata di Quattro Mani in Pasta. Speriamo di farne una il più breve possibile. Vi ringrazio per averci fatto compagnia in questa nuova avventura culinaria. Vi auguro una buona serata. Grazie ad Anna. Grazie a te. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao.